Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Giustamente le letture liturgiche ci pongono di fronte al verificarsi di questo prodigio che avviene sul monte Tabor. E allora questa mattina collochiamoci anche noi vicino a Pietro, Giacomo e Giovanni per guardare ad occhi aperti e senza paura, perché la presenza visibile di Dio incute timore. È come se noi, mentre stiamo in giro a lavorare di notte, non vediamo se la nostra veste, il nostro abito è a posto oppure si è sporcato, si è strappato. Ma appena veniamo alla luce, tutte le macchie si vedono e noi ci vergogniamo. Abbiamo timore di comparire, di stare lì nella luce. È la paura dell'umanità di fronte alla purezza infinita della divinità. È un miracolo grande. I tre discepoli non immaginavano mai di fare questa esperienza. Quindi passano dalla semplice presenza di Gesù, che io direi quotidiana, a cui erano abituati, a questa luce sfolgorante che investe loro e fa apparire Mosè ed Elia vicino a Gesù. Perché Mosè ed Elia? Mosè rappresenta il legislatore, colui che ha organizzato il popolo di Dio secondo la legge di Dio consegnata proprio a lui sul monte Sinai. Elia rappresenta tutta la serie dei profeti che hanno annunciato e via via nel tempo confermato quello che Dio voleva comunicare al suo popolo. Quindi abbiamo da un lato le parole della conoscenza di Dio e di noi stessi di fronte a Dio. Poi dall'altro lato abbiamo
i comandamenti che il Signore decreta per il suo popolo affinché cammini nella luce della verità, nel timore e nella santità. Queste realtà sono presenti davanti ai tre discepoli ed essi assistono, come dire, trasformati interiormente, mentre Gesù appare trasfigurato anche esternamente. È un cammino che si deve intersecare. Quanto più Dio appare a noi nella sua grandezza, tanto più noi dobbiamo smettere i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri peccati. Insomma, ci dobbiamo rivestire della santità di Dio. Questo avviene sul Tabor. E le parole del Padre ci dicono chi è quel figlio così maestosamente ora rivelato all'umanità. È il mio figlio amato, è il prediletto, ascoltatelo. I tre discepoli debbono allora essere discepoli attenti e dopo la risurrezione di Gesù dovranno essere testimoni coraggiosi. E la vicenda umana, anche questa, noi finché dobbiamo solo imparare a capire, stiamo tranquilli, ma quando dobbiamo alzarci, camminare e sfidare il male che ci cade addosso come una valanga da parte del demonio, perenne nemico delle nostre anime, e anche da parte del mondo che non conosce Dio e non rispetta nessuna legge di Dio, allora si fa difficile la battaglia. Ma comunque rimane una battaglia che noi dobbiamo combattere. E voltiamo lo sguardo su un altro monte. Qual è? È il Calvario. Santa Teresa di Gesù Bambino, continuamente nella contemplazione della santità del Figlio di Dio, guardava il volto insanguinato, le ferite, il corpo dilaniato di Cristo Gesù, nostro Redentore. E contemplando quel volto, che noi abbiamo una scena più completa della redenzione di Gesù, quel Cristo sfolgorante sul Tabor è lo stesso che sta tragicamente offrendo se stesso al Padre. Sul Calvario non ha nemmeno la veste per coprire il suo corpo, Gesù. Appena uno straccetto gli hanno lasciato per, come si dice, estremo rispetto del corpo di una creatura umana, ma è denudato. E allora si avvera la profezia di Isaia, oltre che quella di Daniele. Isaia dice, ecco, il figlio dell'uomo è sfigurato. Vi ho detto che sul Calvario è trasfigurato, cioè dall'uomo appare Dio, perché Dio è. Sul Calvario appare un reo, un condannato a morte, degno della umiliazione più grande, inghiodato a quella croce, nudo, con le sofferenze indescrivibili e con l'amore infinito, come lo è sempre Cristo Gesù, in cielo, sul Tabor, nel Cenacolo, nell'Eucaristia, nella Chiesa, è quell'infinito amore che sta lì, rivestito di dolore, offrendo se stesso al Padre per la salvezza di tutti, sta implorando il perdono. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E tutti i santi che incontrano Cristo nella fede
lo amano nel sacrificio, bramano di essere vittima, e lo sono in realtà, perché Dio si compiace di questo. Diceva il Sacro Cuore a Natuzza: io posso provare sollievo quando un'anima mi sostituisce nell'offerta del dolore, quando accetta il sacrificio e la morte per amore. Ecco, allora comprendiamo questo volto sfigurato di Gesù Cristo, il volto santo, a Manopello noi lo contempliamo. Infatti lì si celebra solennemente questa festa, la festa della trasfigurazione, perché è lì quella stessa divinità che sul Tabor rifulge. Allora ci stringiamo come sì, sul Tabor Pietro, Giacomo, Giovanni, sul Calvario Giovanni, l'unico discepolo, poi Maria, la madre, e Maria di Magdala, da Cristo resa così innamorata che non lo perderà più di vista, l'andrà a cercare di mattino, presto, corre, perché vuole rendere omaggio al corpo del suo maestro. Non lo trova, disperata, e avviene tutta la scena che voi già conoscete dal Vangelo. Alla fine Gesù la chiama per nome e lei lo riconosce. I discepoli di Emmaus lo riconobbero nello spezzare il pane. Adesso Maria lo riconosce, perché quel Cristo sta spezzando ancora il suo amore per tutti i peccatori, come siamo noi e come tutta l'umanità. Allora veramente commozione, tenerezza, gratitudine, ma stendiamo le braccia, prendiamolo Gesù sul cuore, sul petto, tutto intero, pure con le ferite. Non andiamo in cerca di momenti di gloria, i miracoli. Il miracolo lo dobbiamo fare noi, amare, amare sempre, amare come Lui ha amato. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.